Amici e amici, bentrovati. Una precisazione: questa trasmissione la stiamo registrando il giorno precedente un paventato sciopero della Roma Costruzioni, quindi senz'altro magari potrà capitare, noi andiamo in onda e lo sciopero è stato revocato, potrebbe essere revocato. In ogni caso parliamo di rifiuti. Parliamo di rifiuti per quanto si è verificato la scorsa settimana a Noto con il mancato ritiro dei rifiuti per ben 3 giorni e poi nel tardo pomeriggio di venerdì, a seguito di un provvedimento del vice prefetto, è partita subito la raccolta dei rifiuti in tutta la città ed è proseguita normalmente poi nei giorni successivi. Con me l'assessore all'igiene urbana, l'avvocato Giovanni Campisi, affronteremo questo argomento perché le domande sono tante, le domande che voi avete rivolto a noi, che avete rivolto direttamente all'assessore, che postate sulla pagina Tutto sul Noto, e la prima è quella: ma dobbiamo andare avanti mese dopo mese con questi scioperi e con i rifiuti abbandonati lungo le strade della città? Pensate un po'. Anche un noto quotidiano regionale ha messo una foto, utilizzato una foto in seconda pagina, una foto del corso cittadino con i turisti che pranzavano e accanto c'erano cumuli di rifiuti. Assessore, ben trovato. È inutile, ben trovato a lei, è inutile, perché si vedono anche le immagini di ciò che abbiamo ripreso quel pomeriggio del venerdì, una situazione incresciosa, una situazione potremmo dire inanerrabile, ma le immagini sono molto chiare, quindi già di per sé la gente può prendere contezza di ciò che si è verificato la scorsa settimana. Sì, situazioni come quelle che si sono verificate la settimana scorsa a Noto, soprattutto a seguito di 3 giorni consecutivi di sciopero della raccolta dei rifiuti da parte degli operatori, sono delle immagini indecorose che non fanno piacere ai turisti, non fanno piacere ai tanti cittadini e operatori commerciali di Noto, ma soprattutto non possono fare piacere all'assessore all'igiene urbana e al sindaco di Noto. È chiaro che come gli altri e più degli altri, davanti ad una situazione incresciosa come quella che si è verificato, ognuno nel proprio ruolo e ognuno secondo le proprie responsabilità deve metterci la faccia e non solo individuare le cause e comunque fornire tutte le spiegazioni del caso, ma nello stesso tempo porre in essere tutte quelle azioni che possano evitare in futuro il verificarsi di una situazione simile. Io, assessore, ho tra le mani un verbale di esame congiunto, lo avrà senz'altro anche lei, e qui ci sono delle scadenze dettate da questo verbale firmato dalla Roma Costruzioni, il legale rappresentante dell'azienda, e firmato anche dalla componente delle RSU che operano dell'unità produttiva di Noto, e c'è un passaggio in cui noi non giochiamo, per carità, a scaricare le colpe o le responsabilità, ma leggo un passaggio in cui si dice che l'ente appaltante sia in ritardo nei pagamenti dei canoni. In particolare, il comune di Noto deve corrispondere al gestore ben 9 mensilità. Mi sembra una situazione, cioè è normale che di fronte a un caso del genere l'azienda ha detto di aver pagato fino ad agosto, quindi avrà messo mano all'interno della propria cassa. Sappiamo come si opera in questi casi: laddove c'è un ritardo, allora viene compensato con i fondi presi dalla cassa. Però qui si dice chiaro che il comune di Noto deve corrispondere 9 mensilità, e quindi noi siamo con questo fiatone giorno dopo giorno, lo spavento, lo spauracchio, il problema che l'immondizia dall'oggi al domani potrebbe non essere ritirata, proprio come è avvenuto, e trovarci in una situazione che potrebbe creare anche problemi seri dal punto di vista igienico. Sì, la domanda che lei mi pone
è molto pertinente ed è la domanda che ovviamente si sono posti tutti i netini quando hanno visto la pubblicazione di questo documento sui social network e su Facebook. È una trasmissione così seguita, come tutto sul noto e tutto in 10 minuti, mi dà finalmente la possibilità di chiarire le inesattezze contenute all'interno di questo documento, senza voler colpevolizzare nessuno, ma è dovere di ogni istituzione la chiarezza e la trasparenza dei fatti, perché di fatti stiamo parlando. Innanzitutto il verbale che è stato sottoscritto tra le RSU delle unità produttive e la rappresentanza legale della Roma Costruzioni è un verbale appunto sottoscritto da due soggetti con i quali il comune di Noto non ha rapporti obbligatori diretti. E vengo al dunque. In questo momento il contratto di appalto vigente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Noto è un contratto che vede due parti: il comune di Noto e la Ciclat. La Ciclat è un'azienda che, come tutti sapete, è un'azienda di Ravenna, che si è aggiudicata l'appalto, e quindi mia interfaccia contrattuale è la Ciclat. Dopodiché all'interno del consorzio di cui la capofila è Ciclat, c'è anche la Roma Costruzione, che come consorziata gestisce il servizio dei rifiuti, che ricordiamo è appaltato alla Ciclat e non alla Roma Costruzione. Roma Costruzione che a sua volta ha un rapporto di lavoro con i dipendenti, quindi i dipendenti hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Roma Costruzioni, il datore di lavoro dei dipendenti è la Roma Costruzioni, che deve pagare i lavoratori e quindi ha l'obbligazione contrattuale proprio del rapporto di lavoro. E quanto da me detto innanzitutto fa chiarezza in ordine ai rapporti obbligatori tra le parti che sono state coinvolte. In maniera secondo me molto incauta, la Roma Costruzione sottoscrive un verbale in cui afferma di essere creditrice di 9 canoni, e comunque la Roma Costruzione non può essere creditrice del comune di Noto, perché non è parte nel contratto di appalto. Noi paghiamo la Ciclat, quindi la Roma Costruzione dal comune di Noto non avanza un euro. Per contratto, perché non è nostra interfaccia. La Roma Costruzione evidentemente è in una situazione di difficoltà di liquidità e tutto, in un momento magari di tensione rispetto alle legittime pretese salariali dei lavoratori, e con un'uscita un po' incauta e anche inesatta fa questa affermazione, smentita con queste mie argomentazioni. Dopodiché, per onestà intellettuale, è bene anche specificare perché si fa riferimento a questi 9 canoni. Ovviamente gli enti pubblici hanno un sistema contabile, un sistema finanziario complesso, che rispetto al dovere di onorare le obbligazioni contrattuali spesso si avvale di normali, fisiologici elementi finanziari che permettono appunto l'assolvimento di queste obbligazioni. In particolare, rispetto alla scadenza mensile del pagamento di un canone per l'appalto dei rifiuti nei confronti della Ciclat, un canone su base appunto mensile, spesso da parte degli enti pubblici si fa riferimento a delle cessioni del credito da parte dell'azienda creditrice nei confronti degli istituti bancari. Quindi cosa avviene? La Ciclat, che in questo caso avanza i canoni da parte del comune di Noto, si fa anticipare e liquidare le fatture da parte di istituti di credito. Istituti di credito che comunque, nel momento in cui vanno a pagare queste fatture al creditore, dopodiché si rivarranno nei confronti del comune, che rimane il debitore principale. È chiaro che nel momento in cui si fa riferimento e uso di questi strumenti, vi è una percentuale di aggio che spetta all'istituto di credito, che ovviamente ha pagato la fattura, e poi vi è una percentuale della somma portata da queste fatture il cui pagamento magari viene posticipato, quindi non viene anticipato l'intero. Perché l'amministrazione dice che in realtà non ci sono, che in realtà la Ciclat non avanza nessuna fattura, non ha arretrato nessuna fattura? Perché nel momento in cui è stata fatta questa dichiarazione dall'amministrazione comunale di insussistenza di questi debiti, la si fa nel momento in cui la fattura del mese di agosto non era ancora scaduta, perché la fattura del canone del mese di agosto scadeva il 30 settembre, quella dichiarazione fu resa in data anteriore al 30 settembre, quando il comune era ancora in termini.
termine rispetto al pagamento della fattura di agosto. Dopodiché si è detto pure non dobbiamo niente perché tutte le fatture vengono pagate pro soluto da parte di istituto di credito nei confronti della CIGLAT. È chiaro che nel momento in cui si fa un abuso di questo strumento, ovvero della cessione delle fatture, si esaurisce il cosiddetto castelletto. Certo. Cos'è il castelletto? Il castelletto non è altro che quel margine che gli istituti di credito offrono e quindi quel numero di fatture che sono disposti a liquidare prima di mettere un freno rispetto ad una posizione di eccessiva esposizione. Ovviamente mi rendo conto che sto portando avanti dei concetti molto tecnici e che a molti possono apparire anche noiosi, però da questo punto di vista è assolutamente inesatto che la Roma Costruzione abbia sottoscritto un verbale in cui dichiara di avvantare 9 canoni dal comune di Noto perché il comune di Noto paga la CIGLAT. Nello stesso tempo la CIGLAT non ha detto le stesse cose, perché comunque la CIGLAT sa che quelle fatture sono state cedute e quindi pagate alla CIGLAT da parte di istituti di credito, e tutto questo meccanismo ha portato a questa situazione che magari può avere dei riflessi negativi rispetto alla liquidità del gestore ultimo che è la Roma Costruzioni, ma che comunque in nessun modo può essere utilizzato come argomento per aizzare i lavoratori o comunque trovare delle giustificazioni coprenti rispetto ai lavoratori che legittimamente davanti a ritardi nei pagamenti protestano con i disagi che purtroppo poi sono a carico di tutta l'utenza. Grazie assessore per questa precisazione, era doverosa, dovuta, ha spiegato l'assessore quindi come funziona tutto questo meccanismo, questo sistema. Rimane un fatto, i problemi quando c'è il mancato ritiro dei rifiuti è sentito e avvertito in tutta la città e avvertito anche nelle contrade. Noi andiamo in onda un giorno prima di questo paventato sciopero, potrà anche essere revocato. In ogni caso noi ci rifacciamo per quanto riguarda le immagini, tutto ciò che avete visto a corredo di questa chiacchierata con l'assessore Giovanni Campisi, a quelle immagini poco belle, lo ha precisato anche l'assessore Campisi, di venerdì scorso, immagini che non si riferiscono solo a quella giornata ma che già da 2 giorni avevano portato la città ad essere sommersa di rifiuti. Grazie poi al provvedimento del viceprefetto la situazione si è normalizzata. Io ringrazio l'avvocato Giovanni Campisi, assessore all'igiene urbana del comune di Noto. Ringrazio voi e vi rimando a lunedì prossimo. Grazie a voi.